Bella gentaglia di Shikoku, io sono Luke e oggi insieme a Fra vi farò vedere tutti i luoghi, le stanze e le chest della nuova mappa per la stagione 7. Alcuni sono veramente facili da scoprire, ragazzi, lo ammetto, e sono quei classici posti che magari dopo 2 o 3 giorni li conoscono già tutti. Però alcuni sono di quei tipi di posti che ci mettono magari 2 o 3 settimane e quelli che giocano poco addirittura non li scoprono mai. Quindi, ragazzi, vi consiglio di guardare il video fino alla fine e di approfittare di tutti i posti intanto che non li conosce nessuno. Chissà se riusciamo ad arrivare almeno a 2000 mi piace per questo video. Vi ricordiamo ragazzi che se avete voglia, dopo aver visto questo video, mi trovate in live su Twitch. Sono in live ogni giorno, più o meno dalle 14 alle 18, per una buona dose di sana ignoranza quotidiana. Ragazzi, vi consiglio di passare soprattutto perché avrete la possibilità di vincere una skin a vostra scelta, semplicemente guardando la live. Quindi mi raccomando, non mancate. Detto ciò, buona visione. Iniziamo con il primissimo posto in assoluto e questo, ragazzi, ve lo dico, è facilissimo da trovare. Letteralmente l'ho trovato nella primissima partita della stagione nuova, della stagione 7, e si trova a B7 e si chiama la casetta di montagna, quella di Babbo Natale perché c'è dentro un albero di Natale. Comunque, dato che non è poi così segreto, vi dico che è un posto veramente tattico per iniziare la partita. Il motivo un po' ve lo dico io in questo momento e un po' lo vedete voi stessi dal video. È isolato e quindi non c'è molta gente che ci atterra, per chi non è molto bravo agli inizi può tranquillamente farcela. Ha 3 chest sotto un albero, quindi 3 chest che normalmente sono in uno spazio grandissimo, sono tutte raccolte in un posto piccolissimo e infine ha un sacco di legna intorno. Quindi appena usciti dalla casa possiamo distruggere tutti gli alberi che vogliamo e prendere il loot. Io vi consiglio di atterrare davanti alla porta della casa. Aprite la porta, prendete tutte e 3 le chest. Se ci sono nemici, combattete, altrimenti distruggete qualsiasi cosa ci sia dentro alla casa, qualche albero fuori e poi attraverso questo passaggio qui che vi sto per far vedere in questo momento, vi dirigete alle rampe ghiacciate. Credo si chiami così il nuovo posto, dove ci sono gli aerei e da qui in poi potrete prendere il volo. E niente, vi lascio il video in cui potete vedere tutto il procedimento fatto da me. Magari lo state già vedendo, anzi lo state già vedendo e ora finite di vederlo. Al secondo posto si trova una chest che non si era mai vista prima d'ora, ovvero una chest ghiacciata per metà. Si trova proprio a picco polare, praticamente al centro della nuova parte della mappa. Però non ci va praticamente quasi mai nessuno. Non so se è perché sono ancora i primi giorni della season o perché praticamente è nata una nuova Pinnacoli Pendenti che è tipo Borgallegro. Comunque, quando entrerete nel castello sulla cima di Picco Polare troverete questa chest. Nulla di importante, ma ragazzi, è fighissima. A proposito di fighissimo, avete presente il nostro vecchio boschetto bisunto, vero? Stavo ancora per dire Borgo Bislacco. Ecco, avete presente che ora è diventato praticamente un lago gigante ghiacciato in cui possiamo lootare solo i tetti e lo shop? Ecco, la numero 3 è una skin talmente segreta che non riuscirà a prenderla nessuno per tutta la season. Si trova dentro al muro del negozio, dove ci sono quei cosi tipo barchette, non so come si chiamino, ragazzi, quelli che si remano nei fiumi. Io sono proprio bravissimo in italiano. E comunque, a parte quello, dietro di essa è completamente ghiacciata. È una chest completamente ghiacciata. Ho provato di tutto, ragazzi: dinamite, sparare, picconare, spaccare dal sopra, dal sotto, dal dentro, da destra. Non si riuscirà mai a prendere quella chest. O almeno non si riuscirà finché non si sciolgono i ghiacci. E devo dire che fa arrabbiare. A me fa troppo arrabbiare l'idea di non poter prendere la chest, cavoli. Il luogo successivo non è un vero e proprio luogo, ma più che altro è tipo una rotazione. Questa ci servirà tantissimo per lootare, essendo sempre in movimento. E a cosa serve? Per essere meno esposti ai nemici che ci possono rompere le palle. Il luogo in cui atterrare è B9, qui troverete un campeggio e la prima chest. Dopodiché saltate sul coso che vi fa scendere. E una volta scesi troverete tipo un impianto di gas o una torre di controllo. Non ho la benché minima idea di che cosa sia questa cosa. Qui raccogliete la seconda chest e dopodiché saltate sul coso col magnete per andarvene via.
Una volta arrivati in cima sarete praticamente vicinissimi a rampe ghiacciate. Quindi ragazzi, mi raccomando, occhio ai vari nemici che potete trovare in giro o agli aerei. Comunque, voi ci avete messo qualche secondo per aprire le due ceste precedenti. E arrivando qui sarà un pochino rischiosa la cosa, perché potrete trovare appunto i vostri bei nemici, cioè belli lootati, con i fucili a canne mozze belli potenti, pronti a farvi un po' il sederino a strisce. Quindi mi raccomando, state bene attenti. Comunque, dicevo, arrivate in cima e andate nel mini rifugio che trovate sulla sinistra. Qui dentro aprite la chest e tutte le scatole di munizioni. Poi con il materiale che avete fatto, mi raccomando, fate due rampe di scale e andatemene via sfruttando il supervelo del quad. Cosa? Non sapete farlo? Allora, nel commento ignorante di oggi, voi dovete scriverci un motivo per il quale valga la pena fare un video in cui vi spieghiamo come funziona questa super tecnica fighissima. Comunque poi con il quad potrete andare dove volete, anche semplicemente sotto di voi, dove ci sono gli aerei e i nemici. Il penultimo luogo è qualcosa di veramente spettacolare, ragazzi. Sono sicuro al 99% che potrete andare qui quando volete e non troverete mai nessuno che vi rompe le balle. Si trova vicino alla parte bassa di B9, quindi seguite le coordinate, parte bassa di B9. Ed è praticamente dove c'è l'isola staccata dall'isola gigantesca di Fortnite. Il modo più semplice per arrivarci è prendere quel filo lì che ci fa, con il magnete che ci fa andare verso il basso, verso l'alto, dalla parte più in basso di B9. Quindi prendiamo il filo, scendiamo, poi comunque voi lo vedrete qui, scendiamo, facciamo tutto il giro, prendiamo un altro filo e arriviamo a una tomba. Di chi potrà mai essere questa tomba? Secondo me è di uno che stava facendo qualche ricerca sui ghiacciai ed è morto. È tipo caduto, è scivolato e è morto. Ah no, però ha messo l'accampamento, quindi non può essere morto. Beh, comunque è morto in qualche modo sul ghiacciaio. Ma prima di andarvene, un'ultimissima cosa. Sopra c'è una caverna. Questo è veramente, secondo me, il posto più segreto in assoluto. Praticamente è una caverna scavata nel ghiaccio in cui dentro troverete tipo qualche arma, magari una chest e un po' di materiali. Non è niente di speciale, però è segretissima. Per 2 o 3 settimane poi sono sicuro la conosceranno tutti, tempo che qualcuno ci faccia un video particolare. E comunque potete venire qui tranquillamente, anche se è un posto sperdutissimo, che tanto vi basta tornare indietro un attimino, prendete l'aereo e andate dove volete. Esatto, quando e come volete, e non avrete nessun tipo di problema. Aspetta, Fra, devo parlare di una cosa che mi ha scosso tantissimo, una cosa che ormai ha cambiato per sempre tutta la mia vita. Per dirvi questa cosa, entriamo in modalità cinematica. Come saprete, io gioco dalla Season 1 a Fortnite. Da tantissimo tempo, e mese dopo mese, ho cercato il modo migliore per giocare le partite. Chi mi conosce bene sa già qual è il mio posto preferito per atterrare, che ho scelto con tantissima cura e a cui ero affezionatissimo. E quel posto, ora, non c'è più. Hanno sostituito le casette tra rapidi e passatempi con un altro tipo di casette. Il mio posto preferito. Ho anche sputato tantissimo per dire questa frase. Perché l'hanno fatto? Perché? Era così bello, non dava fastidio a nessuno. Basta ragazzi, io me ne vado. Ah già, ops, Fra, scusami, ti ho interrotto. Scusate ragazzi, vai pure avanti. Ciao, alla prossima. Ops. Dicevo, come non avrete alcun tipo di problema a prendere la nuova chest che si trova nelle casette vicino a rapide rischiose e passatempi pomposi. Ma a quanto pare hai già detto tutto quanto te, quindi niente. Mi raccomando ragazzi, se ci siamo dimenticati qualche posto super fighissimo o super segreto in cui andare a lootare in maniera molto veloce per andare a fightare subito, scrivetecelo qui sotto nei commenti e noi ne faremo subito su un video. E ricordatevi che quando sarete tristi perché hanno cancellato il vostro luogo preferito, dovrete fare semplicemente una cosa per tirarvi su il morale. Ossia, inserire il codice creatore lì. Però aspetta un momento. Luca, ma in che modo si collega questa cosa qua all'essere contenti, al sentirsi meglio? Come? Spiegami un po'. Beh, ma è ovvio, no? Fare del bene ti fa stare bene. Non lo sapevi? Ah, ecco, ho capito adesso, va bene. Beh, allora, quando volete stare meglio, fate del bene. Mi raccomando, inserite nello shop il codice creatore Luke-Shikokujin.
E niente ragazzi, il video termina qui. Io vi ringrazio tantissimo per i finalmente 145.000 iscritti. Siamo tantissimi e cresciamo sempre di più solamente grazie a voi. Per ora non posso far altro che ricordarvi di seguirci sia su Instagram che su Twitch, perché mettiamo un sacco di foto ignoranti e ci farà che praticamente sempre in live. E per ora io non posso far altro che salutarvi e ringraziarvi, perché noi, come al solito, ci becchiamo al prossimo video. Bella!